Gianni e Crisi, qualcuno dà credito al buon lavoro? Dal sud della Francia, bollicine d'altissima qualità. Artista prima ancora che artigiano, le sue sculture in mostra a New York. Il governo dovrebbe innanzitutto tentare di mettere un po' di soldi nelle tasche dei cittadini e questo lo si può ottenere con sgravi fiscali. Per seconda cosa, iniettare un po' di fiducia e questo lo si ottiene con la ripresa economica e con contratti di lavoro ancora più solidi. Per quel che riguarda le imprese artigiane, credo che sia molto importante stimolare la formazione e poi dare una mano alla digitalizzazione e allo sviluppo tecnologico di imprese piccole che però possono avere un grande seguito anche internazionale. Nel suo piccolo, che non è tanto piccolo, l'artigiano in fiera è da anni un forte traino di consumi e per l'attualità economica di Milano. Può fare moltissimo e credo, mi auguro, che possa essere un modello esportabile un po' ovunque. Del resto vediamo quello che valgono i mercati di Natale per i paesi del nord Europa e per la Francia. Ecco, credo che questo sia un modello che l'artigiano in fiera può sviluppare. Buongiorno, mi presento, mi chiamo Xavier Baptiste, sono produttore di champagne in Francia. Ho 47 anni, ho la mia produzione annuale di 47.000 bottiglie di champagne. Sono un piccolo artigiano della produzione di champagne perché è una piccola impresa familiare. Sono agricoltore, lavoro la mia vigna, produco la mia uva e il mio champagne. Produco tutto dalla A alla Z, tutto il vino, tutta l'uva e tutto lo champagne in bottiglia. E curo anche la vendita. Produco Pinot Noir, Chardonnay e quattro tipi diversi di Chardonnay e Pinot Noir assemblati assieme. Secondo me, per diventare produttore di champagne bisogna trasmettere la passione da generazione a generazione. Bisogna metterci molta passione e molto cuore. Per me gli artigiani sono dei piccoli produttori, è questo che rappresentano per me. I nostri obiettivi futuri sono di produrre altri champagne diversi per donare piacere alle persone che lo bevono. Io lavoro con mio figlio che mi aiuta in tutto, dalle vigne alla coltivazione a fare lo champagne e spero che un giorno segua le mie orme e prosegua il mio cammino. La Ciarda è la più fedele interprete della musica tradizionale ungherese. Era una danza popolare d'amore e di coraggio che si eseguiva nelle osterie. Costumi e motivi sono tuttora patrimonio storico dell'Ungheria. Realizzo le mie opere di design, di scultura in pietra leccese che è una pietra tipica salentina. Si trova in pochissime zone del Salento, soprattutto in Basso Leccese. E mi è piaciuta tantissimo fin dall'inizio questa pietra perché è una pietra molto calda, una pietra che è molto tenera e racconta il nostro passato. Derivo da una famiglia di artisti, mio nonno è uno scultore del legno, pittore, grafico, mia madre insegna educazione artistica, quindi comunque dovevo nascere un po' artista. E la gente che sta cercando di crescere, far crescere l'arte in Italia, dovrebbe essere tutelata, supportata. Se non c'è questo supporto da parte del governo, non so da chi noi dobbiamo cercarlo. Il governo purtroppo oggi, fino ad oggi, non mi ha dato nessun tipo di aiuto né sostegno. L'opera che viene donata all'acquirente dà e emana quello che io ho voluto dare all'opera e sono veramente soddisfatto per ora.
Per noi la qualità è sempre stata uno dei valori più importanti fin dal 1950. Le spazzole che produciamo sono tutte in materiale naturale, che si tratta comunque di materiale che si può trovare in natura e che ricresce anche in natura. Per noi la qualità è uno dei valori più importanti. Siamo uno degli ultimi artigiani che producono spazzole in Germania e in generale nel mondo. Non ci sono le persone che vengono a imparare il mestiere, quindi di per sé è abbastanza difficile sopravvivere in Germania o comunque nel mondo in questo tipo di artigianato. Le banche logicamente danno un credito agli artigiani, però nel corso del tempo ci sono state un sacco di modifiche che hanno comunque messo più difficoltà ai piccoli artigiani di ricevere questo credito. Noi come piccola impresa non percepiamo questo aiuto da parte dell'Europa, dell'Unione Europea. Per il futuro sarebbe bello che comunque l'Unione Europea desse un sostegno a questi piccoli artigiani che cercano di sviluppare e sostenere comunque delle tradizioni che sennò andrebbero anche perdute. Abbigliamento e moda, eccellenza della creatività. Sartoria artigianale, giovani talenti hanno trovato all'Artigiano in Fiera un luogo per mostrare la propria genialità. Perché ci sono un sacco di idee interessanti e molto originali che sinceramente in negozi tipici di una città non trovo e sono veramente belle. Sono prodotti più genuini sicuramente, poi c'è l'abilità, l'esperienza, la tradizione. Perché direi che la roba è estremamente buona. Perché la qualità è migliore. So perché mi piace. Perché compra o comprerebbe dagli artigiani? Beh, sicuramente perché ti danno la garanzia di qualcosa fatta a mano, quindi del Made in Italy, che è quello che si ricerca oggi e purtroppo non si trova da nessuna parte. Perché si spera di favorire la produzione locale e i piccoli produttori, insomma, aiutiamo un po' l'economia del nostro paese. Perché dagli artigiani trovo cose così. La fonderia Fratelli Frignani nasce nel 1968, fondata da mio padre e da mio zio. Nasce principalmente come fonderia artigiana basata sulla fusione di parti meccaniche in alluminio e ottone, e contemporaneamente nasce anche la linea di pentole paioli in alluminio. La fonderia è in conduzione familiare ed è molto importante perché il padre mi ha trasmesso i valori del lavoro, della tradizione e delle capacità per poter lavorare in questo settore manifatturiero, che ci porta ancora oggi avanti a lottare nonostante negli ultimi anni sia sopraggiunto un periodo di crisi. L'artigiano, a differenza dei prodotti commerciali, ci mette prima di tutto il cuore. Secondo me innovazione e tradizione vanno di pari passo, perché se c'è la tradizione, l'innovazione viene da sola.